candidato dell'uninominale, Ancona Macerata, il plurinominale ha un solo listino, e abbiamo qui il candidato Stefano Gatti, anche lui è espressione diciamo di tradizioni, di esperienze diverse. Abbiamo avuto finora candidati che provengono in modo più significativo dalle lotte antifasciste, dal cercare di aumentare lo spirito critico fin dalla scuola primaria. Abbiamo una candidata impegnata per affermare i diritti delle donne, quindi una femminista che però vive anche la condizione di essere nata in un altro paese. Abbiamo tra noi come candidato chi lotta accanto ai precari, a coloro che vogliono rivendicare diritti fondamentali per la loro vita e la loro salute, che è Fabio Pasquinelli, attraverso anche la sua attività di giovane avvocato. Abbiamo chi è immerso nelle lotte a difesa del welfare. E allora accogliamo intanto con un applauso Stefano e gli chiediamo: e tu? Io in realtà sono stato scelto per la banda, per qualche anno, a parte scherzi. Sono Stefano Gatti, sono di Fabriano. Voglio dire che per me è un onore da operaista parlare, intervenire in un giro contrario proprio come i Germontari di Ancona, a cui voglio che guardate un applauso. Io sono un insegnante come Valeria, liceo artistico di Fabriano, ma sono meglio conosciuto in città come storico del movimento operaio locale. Ho cercato di dar voce a tutti, ovviamente ricostruendo la storia di tutte quelle lotte che resero Fabriano, ma anche Iesi Ancona, all'avanguardia operaista a livello nazionale. In uno dei miei libri la chiamo l'altra Fabriano, quella che non ha mai smesso, a proposito di quello che diceva Fabio prima, non ha mai smesso neanche un giorno di lottare, nonostante il successo clamoroso del Moreno Marroni sia a livello sociale che a livello politico per più di 50 anni, forse 60 anni. E quindi ecco, ho cercato nel mio percorso politico, che inizia dagli anni 80, dal movimento studentesco degli anni 80, la FIGC degli anni 80, nonostante io sono un socialista libertario, ho sempre le mie radici sono nelle quaderni rossi di Raniero Panzieri, quindi sono cresciuto con quelli, pane e quaderni rossi, appunto. E ecco, dagli anni 80 è partito questo mio impegno politico, sociale e anche culturale, storico. E ho cercato sempre, ricostruendo la storia di quel glorioso movimento operaio che purtroppo ha preso delle botte clamorose negli ultimi decenni, sapete, la situazione foranese, ho cercato appunto di ergere un baluardo contro quello che era la perdita dei diritti, contro quello che era appunto il Moreno Marroni diffuso, contro quello che era tutto che quello che combattiamo noi come potere popolo. E per questo non ho potuto non accettare la candidatura che mi è stata proposta, la proposta di candidatura dell'assemblea del 7 gennaio, un'assemblea che è stata meravigliosa a Fabriano, perché ha riportato in politica persone, compagni, che nuovi compagni, giovani, ma anche persone che disincantate, disilluse, che non votavano neanche negli ultimi vent'anni, persone non iscritte ai partiti, quasi nessuno nell'assemblea del 7 gennaio era militante, è militante in qualche partito politico
istituzionale, diciamo, però persone che hanno riportato quell'entusiasmo che era appunto che era del vecchio movimento operaio farnese, che poi anche per motivi familiari mi sento comunque portavoce in qualche modo, quel frontismo, lo spontaneismo, quell'entusiasmo che ho visto nel 7 gennaio, dopo poi visto ancora nel 10 gennaio, mi hanno ovviamente convinto ad accettare la proposta di candidatura al Senato. È chiaro che il punto di vista mio è molto, adesso dico una parola un po' vecchiotta, classista, che credo nella lotta di classe, che credo nell'esistenza delle classi, credo che lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo ancora c'è, anzi più forte di quando iniziai negli anni 80 a muovere i primi passi nella politica, nel sociale, con il movimento degli studenti dell'86, poi con la pantera nel 90. Quindi vedo che lo sfruttamento c'è, cioè, quindi la lotta di classe che molti dicono è una cosa vetusta, superata, in realtà è molto attuale e sinceramente è questo, è su questo fronte, rispondendo a quello di Antonio, che penso e vorrei dare il mio contributo. Grazie. La certezza che non solo abbiamo dei candidati del territorio scelti in modo democratico che provengono dalle lotte, non abbiamo imposti nomi che magari vivono in tutt'altro territorio, e però non dobbiamo nemmeno pensare che questa battaglia anche elettorale sia una battaglia di puro servizio, perché voi sapete che la legge elettorale prevede uno sbarramento. Lo sbarramento è del 3% sia per la Camera che per il Senato su base nazionale. Sicuramente, dicono molti, non è difficile raggiungerlo e superarlo. Io però nel partecipare a ormai diverse assemblee posso assicurarvi che la presenza di tantissimi giovani, accanto ovviamente a chi ha esperienza maggiore, ma soprattutto l'entusiasmo, la freschezza, la genuinità di ciò che viene detto, mi porta a ben pensare e a sperare che quell'obiettivo di riuscire a mandare in Parlamento dei rappresentanti del popolo, non per rimanere lì a fare la battaglia istituzionale, ma per continuare a far crescere quest'idea che abbiamo sentito espressa, srotolata qui finora, sia possibile. Io penso che sia possibile e ovviamente da qui al 4 marzo noi avremo di fronte soltanto la possibilità di crescere, soltanto la possibilità di continuare a dialogare, a conoscerci tra noi, avremo soltanto la possibilità di affrontare il 4 marzo, ma continuare dopo il 4 marzo a difendere i diritti, a riconquistare quei diritti per soddisfare i bisogni primari della classe, che altro non è che il popolo, e quindi riuscire ad avere da qui a qualche mese, a qualche anno, un contropotere che ci piace molto di più del potere. Io spero che sia possibile dialogare in modo costruttivo, anzi ne sono sicuro. Se ci sono delle domande per i nostri candidati, avete appena sentito anche le peculiarità del candidato al plurinominale del Senato, Stefano, ben accetto.
i contributi, gli interventi, le riflessioni che sicuramente possono spaziare dalla rivendicazione della uscita dell'Italia dalla NATO all'uscita, ovvero dall'uscita degli attuali trattati dell'Unione Europea, che sono costruiti su logiche liberiste, anzi ordoliberiste, cioè proprio barbariche liberiste, fino ai temi del welfare, del lavoro, della precarietà, dell'utilizzo delle cooperative in modo improprio per sfruttare i lavoratori e scaricare su di loro una serie di problemi che dovrebbero invece affrontare chi comanda nelle cooperative, perché questo è un tema importante, perché la cooperazione nasce nel senso dell'autogestione, soprattutto le cooperative di lavoro sono le cooperative in cui si dà un servizio, si produce, si chiama appunto cooperative di produzione e lavoro, si produce per non avere il padrone e per redistribuire gli utili tra i lavoratori. Ecco, questa grande storia, idea della cooperazione che fa il paio con l'autogestione è oggi completamente svilita di fronte a cooperative anche grandi, grandissime, che prendono appalti pubblici e in cui il lavoratore è socio, ma è socio per essere maggiormente sfruttato e non per partecipare alla direzione dell'attività lavorativa. E poi c'è tutto il tema delle pensioni, c'è il tema della parità di genere, c'è il tema della cattiva scuola, perché di buona scuola c'è veramente poco in quella legge così definita. Dunque, a voi la parola e poi la risposta ai candidati. Ciao, sono Alessandro. Allora, una domanda, intanto visto anche voce. Volevo sapere chi erano gli altri candidati che non sono presenti e perché non ci sono stasera. Vabbè, poi ho altre, rispondo io. Poi ho altre domande. Allora, l'altra domanda, diciamo, la più importante che vorrei farvi è nel caso, e vi auguro che possiate entrare in Parlamento, in che maniera ci sarà un dialogo con gli elettori, se ci saranno delle assemblee, diciamo, non lo so, io vedo, c'è sempre l'idea di assemblee permanenti in cui c'è uno scambio bidirezionale con voi, in maniera tale che il potere al popolo si esercita anche in questo modo e non sia solo in una delega. Ecco, questa è la domanda. E poi, terza domanda, se magari dopo le elezioni in che modo si cercherà di dialogare con tutte quelle realtà che non hanno per ora deciso di aderire al potere al popolo, magari non aderiranno, però sicuramente nei territori condividono con noi quelle che sono delle lotte, quindi insomma, gli scienze sociali delle Marche che non hanno aderito al potere al popolo per le istanze anche parlamentariste. Oltre a questa realtà qui, come? Antiparlamentari. E poi io c'ho fuori anche la questione antispecista. Volevo sapere appunto del popolo quanto tiene conto, se tiene conto di questa cosa qua.
specista specifico, per chi non lo sa, sarebbe la fissione animale, quella del sfruttamento dell'uomo sull'animale, che secondo me è un altro modo, cioè, un altro modo in cui si esprime il sistema capitalista. Comunque sfruttamento sull'uomo esiste anche perché c'è lo sfruttamento dell'uomo sull'animale. Quindi vedo un po' la liberazione un po' nel senso totale, prende anche gli animali e lo sanno anche degli uomini. Scusate, sì, è molto, però è la prima volta che faccio un intervento anche per questo. Generazione di giovani che fino a ieri era completamente assente o comunque era presente in maniera ridotta nelle discussioni, nel coinvolgimento, nelle lotte, nella costruzione di percorsi anche rivendicativi. Alla prima e all'ultima domanda voglio rispondere io con il permesso dei candidati. Sono gli altri candidati. Oltre, sto parlando della Camera, Fabio e Anaïta, c'è un giovane, giovanissimo, è nato nel 1991 di Senigallia, Francesco Angeloni, che per quel che ho capito, perché ci siamo conosciuti da poco, ci siamo messi in relazione da poco tempo, viene dalle esperienze dei centri sociali e del 91, quindi ha poco più di 26 anni, perché tra l'altro è il dicembre del 91. Poi c'è Cipriani Elisa, anch'essa giovane, che viene dal nord delle Marche, da Fossombrone, nata a Fossombrone nel 1978. Perché non c'è qui Francesco ed Elisa? Ma perché Francesco ed Elisa sono impegnati in altre assemblee, in altre iniziative. Francesco ieri sera è stato tra gli organizzatori di un'assemblea a Senigallia in cui hanno partecipato più di 150 persone con Giorgio Cremaschi. Elisa ancora non l'ho incrociata, ma è chiaro che il perché, perché ovviamente insiste su un territorio in cui fa la sua attività diverso. Nel collegio uninominale Marche 5, cioè Falconara, Senigallia e Fano, è candidata Rosaria Diamantini, una lavoratrice della sanità, anche lei impegnatissima a Senigallia, e di Senigallia, lavora a Fano, fino anche a ieri tutti questi compagni sono stati impegnati nella raccolta delle firme, quindi voi dovete immaginare che raccogliere circa più di 3.000 firme, sommandole tutte, e poi raccogliere i certificati elettorali è un lavoro immane. Voi pensate che solo per contarli, sistemarli, metterli in fila, da questa mattina, dalle 8:30, ci sono 5 persone che stanno lavorando, e il lavoro non è ancora finito perché deve proseguire domani. Per il Senato, oltre a Stefano, c'è Anna Maria Teodora Bellelli, che è nata in Africa nel 62, vive e lavora a Recanati, è impegnata anche lei nel sociale, con un'esperienza per dare sanità a chi non ha accesso alla sanità. Poi, sempre nel plurinominale, c'è Raffaele Natelli,
impegnato nelle organizzazioni sindacali e di Fano, e poi Antonella Matassoli di Montefalco. Negli altri tre collegi uninominali, Marche 1, c'è il Nord, c'è Giuseppe Chicchierini, Marche 3, cioè il Sud, Fermo ed Ascoli, Lucia Interlenghi, anche lei impegnata in attività sociali nelle lotte del territorio. Oltre a questi candidati ci sono quelli della Camera, del Collegio, ma anche Sud, che si sono presentati pubblicamente nel loro territorio, che comunque potete conoscere perché il TG3 Marche ha fatto su di loro un servizio mentre raccoglievano le firme a Fermo, quindi digitando sui motori di ricerca facilmente potete trovare. Questa è sulla prima domanda. Sulla seconda domanda, è chiaro, il gruppo di Roma nel 1972 aveva già intravisto il rischio di un massacro ambientalista e quindi anche dell'umanità di via pochi anni se non fossero state cambiate le regole economiche di depredazione della natura e da parte di chi non ha rispetto delle regole che da millenni riescono a mantenere il nostro pianeta abitabile. Questi giorni noi possiamo constatare con mano tramonti bellissimi, con mano anzi possiamo constatare con gli occhi tramonti bellissimi, però questo ci fa piacere, ma è un elemento negativo. È un elemento negativo perché segnala come il clima si sia modificato in maniera tale da produrre degli sconquassi ecologici non inimmaginabili, immaginati già nel 1972. Ma dal 1972, di fronte a quel grido di allarme, che cosa si è fatto? Si sono invertiti i meccanismi che fino a quel momento avevano aumentato l'inquinamento, la distruzione dell'ambiente naturale? No, si sono invece moltiplicati quei meccanismi, e lo vediamo anche oggi con le scelte degli Stati Uniti d'America in materia ambientale, che non firmano per esempio i trattati per ridurre le emissioni inquinanti, che non rispetta gli Stati Uniti per primo il trattato di non proliferazione nucleare, con il rischio oggi di una guerra nucleare che fino a ieri era da tutti vista come il peggior male assoluto. Cioè si sta andando verso una distruzione dell'ambiente. Ma perché? Per mantenere meccanismi di sopraffazione dell'uomo sull'uomo e dell'uomo sulla natura, e in questo senso anche dell'utilizzo intensivo degli allevamenti e quindi degli animali. Io penso di aver provato, risposto comunque, e anche provato a dare un contributo ulteriore nella discussione sulla prima e sull'ultima domanda. Sulle domande centrali, chi vuole rispondere alzi la mano. Fausto. Il famoso volontario, no? Che viene chiamato, chi si offre volontario? Quello che scompare la testa, insomma. La domanda centrale è quella su cui riflettevo, che mi era rimasta molto, mi aveva colpito, perché entrava esattamente in quello che deve essere il dibattito in questa campagna elettorale. Una campagna elettorale che da parte nostra vorrei che fosse non convenzionale,
cioè che fosse un cantiere aperto di discussione, domande, proposte, lotte e conflitti che si portano avanti. Ad esempio, ieri siamo stati ai cancelli della Rivolta Andalesi, come ricordava, ha ricordato più volte Antonio, che abbiamo incontrato gli operai, abbiamo rivendicato le nostre posizioni contro il Jobs Act, contro la legge Fornero. Quindi una campagna elettorale non convenzionale, militante, fatta di assemblee che non devono finire, ma anzi dobbiamo approfittare affinché questa campagna elettorale, le assemblee vanno avanti, si moltiplichino, vengano fatte laddove non sono ancora state fatte, perché dobbiamo approfittare di questo mese per strutturare anche l'organizzazione di Potere al Popolo. Non lo diciamo a vuoto, comunque vada, il 4 marzo questa esperienza deve crescere, e per crescere noi abbiamo, diciamo la verità, le elezioni hanno sempre una grande forza di mobilitazione. Se noi non sfruttiamo le campagne elettorali, per questo è importante competere nelle elezioni, perché se noi non sfruttiamo le campagne elettorali, non per l'elezione, per il risultato di per sé, ma per utilizzare la mobilitazione che nasce da queste campagne elettorali per costruire qualcosa che vada avanti, la nostra saremo uguali agli altri e uguali agli altri perderemo perché non siamo uguali. Allora noi dobbiamo utilizzarla per rafforzarci, per organizzarci. Quindi io ritengo che da qui al 4 marzo noi dovremo avere consolidato delle assemblee sul territorio, come ho detto prima, aperte, senza chiudere i cancelli, senza chiudere il cantiere, senza dire che, perché io credo che se riusciremo a fare un grande risultato, e coloro che verranno incontro a noi dopo il 4 marzo saranno molti di più di coloro che ci sono avvicinati da qui al 4 marzo, quindi dovremo essere aperti ad accogliere loro e le loro istanze, e per questo consolidare la nostra struttura utilizzando proprio la campagna elettorale, questa straordinaria mobilitazione. È evidente che se riusciremo ad eleggere non solo dei rappresentanti di questo movimento, di questo processo, ma io ritengo ad essere presenti al di là dell'elezione del rappresentante, che poi la questione della rappresentanza non risolve, secondo me, sarebbe da fare tutto un discorso sulla rappresentanza, che non tanto la, ma se riusciremo veramente a penetrare nelle istituzioni parlamentari, che non significa penetrare solo nelle istituzioni parlamentari, attenzione, significa penetrare nei mass media, significa penetrare nella carta stampata, significa penetrare in un mondo che oggi è esclusivo appannaggio delle elite, e noi potremo, non essendo elite e non diventando elite, malgrado l'ingresso in questo mondo, e collegare la forza che abbiamo costruito e che stiamo costruendo sul territorio in questi elementi. È evidente in questo senso la centralità del rapporto, del legame territoriale e del ruolo delle assemblee. Ed è evidente che chi eventualmente dovesse rappresentare dopo il 4 marzo alla Camera o al Senato, ma così come nei prossimi mesi, perché poi si dovranno moltiplicare i nostri sforzi negli appuntamenti elettorali che ci saranno, nei consigli comunali, tra due anni nel consiglio regionale delle Marche. Ecco, qui ci dovrà essere sempre un rapporto, un legame forte col territorio e con la partecipazione diretta, sociale e democratica, con le istanze sociali, con le lotte e con le assemblee. Quindi non solo le assemblee finiranno, ma le assemblee dovranno, anche dopo il 4 marzo, allargarsi, rafforzarsi, radicarsi ancora di più, e se ci saranno eletti oggi, domani o dopodomani, io credo che quegli eletti dovranno essere espressione permanente di quelle assemblee.
dopo l'intervento di, se non ce ne sono proprio altri indispensabili e fondamentali, di avviarci alla chiusura, però mi riservo una domanda da fare ad una candidata a scelta che sarà lei. Prego. Intanto io volevo ringraziare i candidati perché nei loro discorsi hanno detto delle cose che mi hanno anche emozionato, soprattutto amare, lottare e lavorare, direi che dovrebbe essere proprio un motto per tutti noi. E però volevo puntualizzare solo alcune cose, quindi non è una domanda ma è un auspicio e anche una richiesta molto forte. Nelle altre assemblee, nell'ultima, quella che abbiamo fatto all'intorno ai giovani, sarà detto che questo programma era un programma itinere, no? Cioè che può essere ancora allargato da nuove proposte, no? Da stimoli e spunti diversi. Io sono sempre qui a dire la stessa cosa, che dico sempre, e che secondo me il tema centrale, il faro illuminante e trasversale che racchiude tutti gli altri temi è quello dell'ambiente, che grazie al cielo è stato un po' tirato fuori da Valeria e anche da Antonio, perché è la condizio sine qua non perché tutto il resto funzioni. Non c'è lavoro con diritti senza la tutela dell'ambiente, e l'ambiente anche con l'immigrazione ha molto a che fare, perché adesso abbiamo gli immigrati per la guerra, gli immigrati per la povertà, ma presto ci avremo gli immigrati ambientali, perché presto ci saranno terre non più abitabili, proprio perché l'ambiente viene massacrato e distrutto continuamente. Cioè la tutela del mare, dell'aria, della terra, e questo non è un territorio fortunato il nostro, lo sembra ma non lo è, ci sono già i segnali, così non è più così, non è più come un vero, no? Quindi le lotte fatte dai movimenti per l'ambiente, come in Ottavo, come le Trivelle, hanno vivificato anche l'azione di molti partiti, se ne sente parlare sempre molto poco. Quindi io vorrei che Potere al Popolo fosse invece un faro illuminante in questo senso. È inutile parlare di lavoro se questo lavoro, che poi continua sempre a essere solo sfruttato da fame e di più, è sempre più d'oro, no? per i pochi della casta. E questo però è legato all'ambiente, è legato allo sfruttamento delle risorse, a un nuovo tipo di energia che non c'è, che ci potrebbe essere ma non viene preso in considerazione perché sono le lobby che preferiscono ancora altro, no? E secondo me quindi c'è da lottare, da amare e lavorare, lottare per l'ambiente, e mettendo al, diciamo, come fulcro, no? Per una nuova consapevolezza la scuola massacrata, la scuola che toglie la geografia dai licei, dalle scuole superiori, che toglie i ragazzi dalla scuola per questa alternanza a scuola che non serve a niente perché spesso è senza senso o strumentale, no? E quindi la scuola al centro di una nuova consapevolezza, una nuova rivoluzione culturale che porti, abbia al centro l'ambiente, assolutamente, cioè questo non è più uno dei temi sempre un po' in fondo, no? Questo è il tema, perché non c'è lavoro con diritti, questo paese di massoni corrotti non può gestire l'industria in questo paese, cioè o l'industria è un'industria tutelata, controllata, che non danneggia la vita dei cittadini, o meglio non ci sia. Questo è un paese a vocazione culturale, turistica, e quindi questa è la strada da fare. Se c'è una industria, un mondo ancora della produzione da salvare, questo deve essere controllato, tutelato, e anche la salute, il welfare, cioè queste sono spese che creano danni per una popolazione, quindi nuove spese, danni che provano nuove spese. La tutela dell'ambiente, io parlo anche della manutenzione, no? Delle strade, dei ponti, della ferrovia, no? E quindi questo è da mettere al centro, assolutamente, perché se no tutto il resto ricalchiamo sempre le stesse politiche, e anche per le nuove generazioni non si può pensare sempre all'oggi, tutelo il lavoro per 100 operai, no? E poi dopo tutto il resto
maestranze per una riconversione. Una riconversione si può fare, è stato fatto anche in paesi estremamente industrializzati, è stato fatto in Germania col carbone della Ruhr, è stato fatto in tanti altri posti. Rimettere al centro l'uomo, la cultura e l'ambiente. E vorrei che voi però ne prendeste atto, perché spesso io condivido tutto quello che dico, ma tutto questo va veramente illuminato, vivificato, e da questa nuova visione della viabilità, dell'inquinamento dell'aria, di tutte le infrastrutture e strutture che governano la nostra vita. Non è più possibile e non è soprattutto rimandabile, anche delle ecosistemi, animali, vegetali di ogni tipo, non è più rimandabile. Cioè manca questo sentimento di urgenza, non lo sento, non lo perdo, anche dalle anime più sensibili, no? Che io lo so che ognuno di noi ha a cuore, no? Il proprio territorio, quante lotte ho fatto con Loretta e tante altre persone che sono qua per i beni comuni, ma il bene comune è tutto l'ambiente, tutto, senza esclusioni. E per questo vorrei anche che si ricercassero delle competenze, perché non possiamo fare dei tavoli solo perché ci piace l'ambiente, c'è bisogno di qualcuno che ci spiega quali strategie, come iniziare, ovviamente iniziare un percorso che però abbia come obiettivo finale il rinnovamento di questa società. Grazie. Soltanto una cosa in riferimento e faccio un'altra battuta per dare un pensiero alle nostre origini, perché tutto quello che è stato detto adesso ce l'abbiamo già nelle vene. Io penso che noi siamo qua tutti anticapitalisti e penso che è uno delle cose che ci tiene, ed è normale pensare che un sistema basato sul consumo compulsivo è un sistema destinato a far implodere il pianeta. Quindi io penso che tutto questo, il discorso ambientale, è un discorso fondamentale, vitale e centralissimo, ma penso altresì che fa parte proprio della nostra cultura, cioè se siamo qua è proprio per questo, quindi è importante che venga ricordato. Grazie per aver fatto. Io faccio questo intervento dopo tantissimo tempo, ma l'ho fatto tanti negli anni 70, 80, 90. Molti mi conoscono, sono Andrea Bernardelli. E sono qui per un motivo che penso stia avvicinando, riavvicinando alla politica tantissimi vecchi compagni. Perché, e vi dico soltanto un episodio, io negli anni 70 stavo nel collettivo politico di Gemeria e avevo partecipato alla conferenza di conduzione dei cantieri navali e era previsto il nostro intervento. Io sono stato delegato al collettivo a rappresentare il nostro intervento. E ricordo che era il periodo di una delle prime gravissime crisi della cantieristica, noi oltre ad analizzare la situazione avevamo proposto che uno degli obiettivi del sindacato doveva essere la riduzione dell'orario a parità di paga, cioè 35 ore pagate 40, quello era lo slogan dell'epoca. Allora dovete sapere che tutta l'assemblea con tutti gli operai mi hanno letteralmente dato del fascista, parole testuali. Io sono convinto che se oggi ripeterò questa cosa non mi sarà dato il fascista, ma daremo un grossissimo contributo al problema della disoccupazione. Io do il mio contributo di esperienza e di studio anche sull'argomento, non solo per questa campagna elettorale, ma soprattutto per il dopo la campagna elettorale. E invito tutti i vecchi compagni anticapitalisti a ritornare insieme su queste parole. Una cosa velocissima per me c'è la
il giorno della memoria, e quindi è una cosa importante rivolgere un attimo il pensiero appunto a quello che è successo durante la seconda guerra mondiale e ricordare l'olocausto e, come sempre diciamo, fare in modo che la memoria del passato sia una guida per le nostre azioni nel futuro. Ora, io so che magari è in questo momento un po' ci siamo sciolti nell'assemblea, quindi non si può fare un'orazione molto lunga e molto complessa, ma il pensiero va comunque rivolto e va ricordato, che non si deve ricordare soltanto oggi, anzi a me sta anche un po' attivato, perché molto male sono il 27 gennaio, si ricorda la relazione del Novecento, ma che sia un ricordo costante e soprattutto uno studio costante, cioè di continuare a leggere i grandi autori che hanno testimoniato come Primo Levi, di continuare a parlarne a scuola, non soltanto a scuola, ma tra gli insegnanti, e a non vederlo come un'occasione per andare a vedere il film prodotto per il giorno della memoria e basta, perché purtroppo sta succedendo anche questo, che sta diventando un genere, mentre invece in realtà è un dolore che va ricordato. Dice che era un